Mi trovo a Lama, zona Tre Fontane, Taranto, probabilmente l'aria è demaniale. Voglio rappresentarvi lo stato di decozione assoluta, una discarica a cielo aperto vergognosa. Non sappiamo se oltre al materiale di risulta, oltre al materiale legname abbandonato, potrebbero anche esserci rifiuti tossici. La cosa grave è che ci sono state numerose segnalazioni partite da Rocco Bellanova, presidente di Libera Caccia. Sono state fatte queste segnalazioni alla forestale, al distaccamento di via Cesare Battisti a Taranto circa 3-4 mesi fa. Nessuna risposta. Guardate, è diventata una discarica a cielo aperto. Quando qualcuno ritiene opportuno conferire, buttare via materiale di risulta, purtroppo ha trovato il luogo dove scaricare. Tanto nessuno fa controlli, nessuno interviene, nessuno fa niente. Questa è terra di nessuno. Allora, da sindaco, cosa mi propongo di fare? È vero che l'aria probabilmente è demaniale, ma un sindaco si deve coordinare con gli altri enti, con le altre istituzioni. Il sindaco è la massima autorità cittadina e deve chiamare chi di dovere e dire: signori, qui che cosa si deve fare? 4 mesi di silenzio assoluto. Beh, un sindaco deve coordinarsi, deve saper dialogare. Troppo facile per Melucci essere rimasto seduto comodamente a Palazzo di Città e non considerare quello che accade appunto all'esterno, accade intorno. Dobbiamo dare risposte ai cittadini, bisogna girare e bisogna anche richiamare le istituzioni quando le istituzioni sono assenti. La forestale ancora al momento non è intervenuta, chissà se mai lo farà, magari questo servizio potrebbe servire, ce lo auguriamo.